Buonasera, gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG di Elba Press. Questa sera in apertura vi parliamo della visita elbana dell'assessore regionale all'agricoltura Stefania Saccardi, che nell'agenda della giornata aveva anche una tappa all'Istituto Brignetti. Qui ha visitato la vigna che gli è stata presentata dal dirigente scolastico e vediamo il commento dell'assessore a questa iniziativa. Oggi io credo che il ricambio generazionale sia uno dei temi con cui l'agricoltura si confronta e quindi avere la possibilità di introdurre tra le ipotesi che i ragazzi possono affrontare nella loro vita, introdurre anche l'agricoltura, far vedere come si può fare qualità e eccellenza nell'agricoltura con la collaborazione di un agricoltore, di un viticoltore di grande livello come Antonio Arrighi, che ho avuto modo di premiare anche al Vinitaly recentemente. Beh, credo sia una bellissima esperienza, una bella intuizione dell'istituto e anche di questo importante imprenditore dell'Elba. È un'esperienza che può avvicinare tanti giovani all'agricoltura e se non altro anche può educarli alla qualità di quello che mangiamo e di quello che beviamo nel caso di specie, che è una delle grandi scommesse del futuro, la nostra salute, il rispetto dell'ambiente, passa proprio attraverso quello che mangiamo e come lo produciamo. E quindi penso che sia una bellissima iniziativa che mi auguro davvero sia replicata anche da altre parti. Torniamo a parlare della vigna perché dopo le parole dell'assessore Saccardi sentiamo anche quelle del dirigente scolastico Alessandra Rando e del viticoltore Antonio Arrighi, che praticamente è l'artefice di questo progetto. È lui che segue i ragazzi, che ha seguito i ragazzi e che ha realizzato proprio la struttura portando le piante di Anzonica e la sta seguendo e ci ha annunciato che forse già da quest'anno potrebbero nascere già i primi grappoli dalla vigna, quindi avere già dei risultati. Vediamo. È un'esperienza nata da un'idea del dirigente scolastico, quindi della scuola, per portare un pezzo di territorio all'interno della scuola. Quindi cosa poteva essere se non un vigneto, visto la storia antichissima che ha l'Elba per quello che riguarda la viticoltura nei secoli scorsi. Quindi un pezzo di vigna, un pezzo di territorio dell'Elba, ma anche un discorso di far capire che cos'è un vigneto. Vigneto è una pianta che ha bisogno di cura tutto l'anno. Quindi bisogna essere presenti, ci vuole una regolarità, una passione per portarlo avanti. Poi la scelta di farlo esattamente come era la nostra viticoltura, quando all'Elba erano presenti 32 milioni di piante come queste. Quindi l'alberello, la coltivazione alberello, l'anzonica, autoctona, uva autoctona dell'isola d'Elba, non solo questo, ma anche la distanza fra le piante. Abbiamo rispettato la distanza come era il vigneto, con i 10.000 piante per ettaro, qui è una spirale, quindi è tutto 1 metro per 1 metro, quindi ci sono circa 112 piantine. Siamo al secondo anno e probabilmente avremo la prima uva quest'anno. L'Istituto Alberghiero è deputato alla cura di questa vigna insieme ad alcuni collaboratori scolastici, tra cui Franca, che dobbiamo ringraziare. I nostri ragazzi sono particolarmente interessati e collaborano comunque sempre anche nella tenuta del terreno in un certo modo, controllano che ogni vite non abbia bisogno di particolare acqua o comunque sia in salute. Comunque dobbiamo ringraziare sicuramente Antonio Arrighi, che passa sempre di qui a controllarci e ci ha dato questa opportunità di costruire insieme questa vigna, che è la vigna intitolata poi a Passannante, che ha visto però la collaborazione di tante aziende del territorio, per cui poi faremo anche una cartellonistica che spieghi insomma l'importanza anche di questo luogo, ma che non sarebbe stato possibile costruire senza l'aiuto poi delle aziende che sono particolarmente attente, e per noi è importante un patrimonio riuscire a coltivarla, a farla crescere con noi, perché comunque è importante anche per il nostro alberghiero, ma comunque per tutta la filiera, era riuscire a capire l'importanza dell'utilizzo di prodotti di qualità che sono poi legati al territorio, nella cucina e comunque nell'accoglienza del turista. Restiamo all'Istituto Brignetti perché con una cerimonia di premiazione, mercoledì 4 maggio, l'alberghiero ha assegnato il premio alla miglior lady chef dell'istituto.
è Martina Mastropietro. All'evento, che ha visto la partecipazione di alcune classi e l'allestimento della sala curato dalla professoressa Fortuna Sarappa, è intervenuto il Soar Optimist Club Isola d'Elba, rappresentato dalla presidente Gina Petricciuolo e da altre socie. Il premio è andato all'alunna che si è distinta nel corso degli anni scolastici per l'ottimo profitto negli studi, per la disponibilità e la partecipazione ad eventi istituzionali, oltre che per le elevate capacità professionali e lo spirito di gruppo. A Martina Mastropietro va la somma di 500 euro sovvenzionato dal Soar Optimist, da investire in un corso di alta formazione presso la scuola Tessieri di Ponzacco. Il progetto è coordinato dal professor Gennaro Bellomo, che ha collaborato all'organizzazione del concorso con la professoressa Roberta Di Biase. Cambiamo ora argomento e ci spostiamo alla Villa Romana delle Grotte, dove continuano le scoperte. Quella che ormai però potremmo chiamare ex Villa Romana delle Grotte, perché sono venuti alla luce nuovi ambienti dedicati alla decantazione e la regimentazione delle acque. Vediamo il servizio. C'è un gran fermento all'ex Villa Romana delle Grotte. Gli scavi sono appena ricominciati e già sono venuti alla luce nuovi inediti ambienti dedicati alla decantazione e regimentazione delle acque mai individuati prima, che si aggiungono alla serie di pozzi comunicanti trovati già lo scorso anno. Gli scavi sono ripresi il 2 maggio e termineranno il 14, poco più di 10 giorni per trovare delle risposte. Sono 9 gli archeologi al lavoro inviati dal professor Franco Cambi, docente del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena e responsabile della campagna di scavi. Le condutture che arrivano fino al mare potrebbero testimoniare un rifornimento di acqua potabile alle imbarcazioni e soprattutto il rifornimento ad un ampio abitato romano, un insediamento molto più vasto di quanto ipotizzato finora, che sarebbe arrivato fino a Villa San Marco, occupando tutta la rada di Portoferraio. Per il restauro, la messa in sicurezza e lo studio delle 2 cisterne romane delle grotte esiste un finanziamento di 200.000 euro erogato dal Ministero della Cultura. Ci fermiamo per qualche secondo, lasciamo la linea alla pubblicità, ci ritroviamo tra poco in studio per l'ultima notizia. Ben ritrovati in studio, ora parliamo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha fatto uno spot d'eccezione per una manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi sull'isola, l'Iron Tour Cross di Triathlon. Giani ha dato visibilità all'evento, se non altro attraverso gli oltre 200.000 follower della sua pagina Facebook. Infatti ha usato delle immagini fotografiche davvero belle e ha espresso un commento del tutto lusinghiero, perché ecco che cosa ha scritto e cosa ha pubblicato sulla sua pagina social il presidente. L'Elba, ha detto, è protagonista dello sport con l'Iron Tour Cross, mare cristallino, sentieri fioriti e panorami unici al mondo. Complimenti a tutte le atlete e gli atleti. È un bellissimo spot che arriva appunto dai vertici della nostra regione. Grazie al presidente Giani. Grazie anche a voi per averci seguito, perché questa era l'ultima notizia di questo TG. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.